Solo per tutte le anime del purgatorio e per alcuno Eli Domenic. Per favore, in piedi, accogliamo il padre Faust. Buongiorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la via da sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio di a noi tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quando hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: Quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quando io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite,
cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. E Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la Sua voce, non indurire il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio. In piedi. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombre di morte, una luce è sorta. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Tacci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, data con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Il tema di della parola di Dio di questa domenica riguarda l'ascolto. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Nella prima lettura vediamo: il Signore tuo Dio susciterà per te un mezzo a te tra i tuoi fratelli un profeta pari a me.
Perché appunto gli israeliti, sì, Mosè ha scritto tutta la legge, li condusse dalla terra di schiavitù alla terra promessa, che poi lui non entrò, perché non ascoltò la parola di Dio, una volta sbagliato, quindi lui non entrò nella terra promessa. O comunque loro chiedono, no, il Signore è troppo grande per noi, è impossibile, noi siamo, abbiamo paura. È meglio che tu ci parli, è meglio che ci dia un altro profeta. E Mosè chiede, sì, hanno ragione che chiedono questo. Io manderò un profeta che lui li insegnerà. Quelli che hanno detto va bene, io susciterò un profeta in mezzo ai loro fratelli. E chi è questo profeta? È proprio Gesù. Ne vediamo nel Vangelo. Proprio parla per proprio lui, perché parla con autorità. Se non qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, e glielo domanderò conto. Ecco, quindi aveva tutta questa autorità, quindi parlava con la sua autorità. Mentre gli scribi e i farisei si basavano a quello che la legge dice. E quindi c'è questo contrasto. Uno che riporta degli altri, le cose degli altri, mentre invece Gesù proprio che parla con autorità, con potere. Ma a fin dei conti è lui la parola. La parola di Dio, il verbo di Dio si fece carne. E la sua parola diventa carne. Non è una voce soltanto, ma una voce che ha la vita. E sempre succede in mezzo a noi, se noi veramente crediamo. Usando le sue parole, noi battezziamo il bambino. Usando le sue parole, noi ungiamo di olio il malato. Usando le sue parole, i sacerdoti sono consacrati. Usando le sue parole, il matrimonio succede. E quindi la sua parola ha potenza, e ogni sua parola ha una fede, la sua parola, tutto avviene. E noi lo vediamo nel Vangelo dicendo, taci, esci via da questo uomo. E quindi il diavolo ne esce via. Com'è possibile che questi qui con una parola, lui con autorità, caccia i demoni? E quindi la parola di Dio è liberatrice. La parola di Dio ci purifica. La parola di Dio ci santifica. La parola di Dio ci perdona. Ci perdona. Fate nella confessione che cosa è? È la parola di Gesù che noi usiamo quando noi abbiamo fede, quindi il sacerdote vi dice io ti assolo dai tuoi peccati, è proprio la parola di Gesù. Quello che voi perdonerete sarà perdonato, quello che voi terrete sarà ritenuto. Quindi la sua parola è tutta che muove tutto il mondo, noi stessi, nella nostra fede. Ma questa parola noi la leggiamo sì, ogni giorno la ascoltiamo sì, ma come la ascoltiamo e come la leggiamo? E questo vuol dire che la parola che questa stessa mattina abbiamo letto sono le sue parole. Gesù che ci parla ed è vivo ogni qualvolta che ne pronunciamo. Cosa ci stimola questo? Ci stimola che noi abbiamo bisogno di leggere per avere la vita, per avere speranza, per avere coraggio. La Bibbia è così importante, la sua parola, soprattutto il Nuovo Testamento, i quattro Vangeli sono le sue parole. E le sue parole portano avanti il mondo. Ascoltare la sua parola. E lui non smette mai di non parlare.
perché lo Spirito è colui che parla, il suo Spirito in noi. Infatti ecco perché il Signore dice: io sarò con voi fino alla fine del mondo. È la sua parola, perché ha la potenza. Avvaloriamo, apprezziamo proprio la parola di Dio. Ascoltiamola perché è cibo. Perché appunto non di ogni parola, non di ogni pane, non di ogni... l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questo è perché appunto la parola di Dio è anche cibo, è anche pane, ma è anche acqua. La parola che soddisfa la nostra fame, la parola di Dio che soddisfa la nostra sete. Questo ci invita proprio a riflessione, come noi ascoltiamo la parola di Dio ogni giorno. Diciamo ogni domenica quando veniamo qua, eppure quando andiamo a casa leggiamo la scrittura, come la ascoltiamo? Bisogna aprire il cuore. Guardate, noi abbiamo bisogno di conforto, abbiamo bisogno di consolazione, di incoraggiamento. Ma lì è Gesù, proprio nella Bibbia, che ci parla e che ci incoraggia. Lui stesso. Sì, è vero, bisogna andare a qualcuno che ci aiuti, ma poi Gesù ci parla anche direttamente. Ragione più valida ancora quella di rispettare, venerare e ascoltare la parola di Dio, ma leggerla soprattutto con una specie di culto. Infatti bisogna fare il culto alla parola di Dio, perché tutto è formato, è creato, è vive e cammina tramite questa parola di Dio che è Cristo stesso. È Cristo. È vero che è scritta, sì, ma veramente è Lui vivente che agisce, che ci dà, che agisce, che ci dà coraggio, che ci dà speranza, che ci dà fede. Rispettare la parola di Dio, ma anche essere affamati di leggerla, di meditarla e di rifletterla. Ciascuno di noi ha della Bibbia. Che cosa ne facciamo? Ogni mattina avessimo questa abitudine di leggere almeno, non pagina, non una pagina, non metà pagina, ma anche metà della pagina. Ma con lo Spirito, allora sì, la nostra giornata sarebbe molto più chiara, anche se ci sono delle difficoltà, quella parola ci dà coraggio. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. In piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. La nostra salvezza discende dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnata nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salita al cielo siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetta la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio proclamata, esercitiamo la nostra funzione sacerdotale pregando per tutta l'umanità. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché docile all'azione dello Spirito Santo e rappresentando i gesti e le parole di Gesù, sia comunità che risane e rigenera l'umanità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, perché promuovono sempre il bene comune, spezzando le catene inique nella giustizia e della corruzione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i malati di lebbra, perché siano sostenuti dalla grazia del Signore e dalla nostra concreta solidarietà per essere reinseriti nel circuito della vita sociale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le persone consacrate, perché lo Spirito Santo le rende icone vive di Gesù, vergine, povero, obbediente, orante e missionario. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, la parola ascoltata e meditata ci aiuti a cogliere e a rendere fruttuose le occasioni di bene che incontreremo sul nostro cammino. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre intenzioni personali, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i defunti della nostra comunità, specialmente per Antoni Pilla, Dominic, e per tutti i defunti del purgatorio, perché il Signore Dio li porti in cielo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre clementissimo, accogli le suppliche che ti abbiamo rivolto, facendoci voce di tutta la Chiesa e del mondo intero, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventa per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'altare e trasformali in sacramenti di salvezza per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore Dio nostro. È veramente cosa buona egli sa renderti grazie e innalzare a te linee di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatta tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu la dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anche essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione e sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo e Grisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo nei tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, il sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre Onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, oh Padre, nei tuoi ministri e al tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua Maestra divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Supplichiamo Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e il sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordate, oh Signore, dei tuoi fedeli, membri della nostra comunità, le anime del Purgatorio e Anthony Pilla Dominic, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, tutti i santi, ammettili a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formate al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai dato agli apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa, ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai separato da te. Il corpo di Cristo.
perdoni a noi le ricevute delle vostre donazioni sono pronte, potete prenderle in qualunque momento dall'ufficio dal lunedì al sabato, quindi cercate di prendere le vostre ricevute delle vostre donazioni. Il 2 di febbraio, il 2 di febbraio sarebbe la presentazione di Gesù e quindi della candelora. Candelora in cui ricordiamo proprio la presentazione di Gesù al Tempio. Le candele ci sono tante, potete prenderle a casa e quindi noi le esporremo qua dopo la benedizione e quindi potete prenderle. Ma ricordatevi sempre di essere consacrati al Tempio come Gesù stesso si offre a suo Padre fin dal piccolo, dall'infanzia. La stessa cosa così che noi facciamo del nostro battesimo. Quindi presentazione di Gesù al Tempio. La Vergine Maria direbbe, ecco il Signore mi hai dato questo figlio e te lo ritorno a te perché appartiene a te. È così bello. Non dire niente per se stessa. Mi hai offerto questo, mi hai fatto la grazia e la ritorno a te questa grazia. Perché, quindi ricordiamoci questo, le candele, quindi la messa candelora. Il 3 poi di febbraio il San Biagio, che facciamo la benedizione della gola, e quindi ci saranno al mattino certamente alle 8 e poi alle 6 e alle 7 faremo, ma chiunque viene comunque faremo la benedizione della gola. Per il resto come prima, in piedi, preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi e benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio, sii nostro aiuto, te le chiediamo supplici, che Dio lo comandi, e tuo principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e tutti gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo, cercando la perdizione delle anime. Amen. T'adoriamo, ostia divina. T'adoriamo, ostia d'amore. Tu dell'angelo sospiro. Siate ringraziati ogni momento. Sì.
dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria, sì,